spiagge libere, un'utopia. Una spiaggia libera, ci può aiutare Gianluca Di Girolami, ad Ostia era stata in qualche modo fatta, o c'era stato un tentativo, la storia vostra della WISP e di Libera era in qualche modo una storia che forse andava trattata dalle istituzioni in maniera diversa da come poi è stata trattata e per l'esito che ha avuto. Ma in realtà noi non è che abbiamo modificato la destinazione di uno spazio, quello è sempre stata una spiaggia libera, la sua istituzione veniva gestita dal servizio spiagge del Comune di Roma, poi ha avuto le varie, diciamo, i vari cambi, fino poi a essere andata a bando una ventina d'anni fa, sì, forse una ventina d'anni fa, aver avuto una serie di vicissitudini. Il punto non credo sia voler far diventare il mare di Roma una grande spiaggia libera, perché credo che questa sia, come dire, una macchietta che può far comodo a chi ha altro da nascondere. Io credo che là dentro ci sia giocata una partita le cui dimensioni non abbiamo colto al momento in cui, mi viene da dire ingenuamente, abbiamo partecipato a un bando insieme a Libera proponendo un progetto e pensando che quello fosse sufficiente a entrare in un gioco trasparente che è quello di un bando pubblico e misurarsi con un principio: fornire dei servizi, costruire una sostenibilità economica nel rispetto del bene comune. E questo è il punto. Cioè, dimostrare che l'imprenditoria sociale poteva gestire quello spazio rispettando le regole. Noi abbiamo subito una serie di attacchi concentrici, mirati, provenienti da più parti, spesso alcuni insospettabili, che sono la ragione, secondo me, di una che dovrebbe spingerci a una riflessione, a capire perché un'esperienza tutto sommato banale, prendere una spiaggia libera e gestirla all'interno del panorama di 14 km di costa, quindi stiamo parlando di 100 metri di fronte a 14 km di costa, abbia prodotto reazioni scomposte da più parti. Io ci ho riflettuto tanto, dico la verità, perché ovviamente ancora ci lecchiamo le ferite. E io ho pensato, mi è venuta in mente questa immagine, quando si cita il lungomuro, quindi ho pensato al muro. La storia di questo paese, l'immaginario chiude l'unità di questo paese a Roma con la breccia di Porta Pia. Poi sappiamo che è stata una mezza messa in scena e va bene, però no, chiude con quell'immagine. La rottura di un muro e l'entrata dentro un mondo che cessa di essere tale e che ne apre un altro, che ne apre un altro. Ecco, io ho immaginato che dentro la sensazione di quel mondo che era abituato a gestire, che è successo? C'è una festa? Che aveva, era abituato a gestire quel muro come il limite tra la terra e il mare, quindi tra due universi, il confine naturale, l'unico grande confine naturale che esiste su tutta la faccia del globo terracolo, che è quello tra la terra e il mare, mettere quella fascia, controllarla per 200 metri di profondità, più quelle che sono le boe, come segnale, voleva dire controllare il fronte che ha la capitale d'Italia col resto del mondo. Ok? Il fronte che ha la capitale d'Italia con il resto del mondo. Aprire quello ha significato aprire una breccia e questo ha creato panico. Io l'ho pensata solo così perché altrimenti non si giustificava una cosa del genere. Sta succedendo qualcosa nella mesa?
chiaramente una contestazione in corso. Sì, a tutti gli effetti. Infatti c'era tanta gente qui, dico, ma come? Grazie, è chiaro che ci sono anche esperienze positive. Aspetta ancora un secondo, Alfonso. Di Girolamo, un'esperienza positiva sicuramente era la vostra. Ti chiedo di essere telegrafico perché il tempo a nostra disposizione sta scadendo. Che cosa è rimasto di positivo di quell'esperienza e se nella vostra associazione, nella WISP, avete mai riaffrontato il tema, magari un giorno, di riprovarci, di ritornare a mettere mano a gestire un pezzetto di spiaggia di Roma? No, aiuto, no, questo in questo momento è l'ultimo dei nostri problemi, perché voglio dire, ci siamo scontrati contro qualcosa che era evidentemente più grande di noi. L'esperienza positiva è stata la comprensione. Si entra su un territorio, se l'idea era quella insieme a Libera di tentare di dare vita a un modello di gestione del territorio che non fosse stagionale, che fosse compatibile con l'ambiente, che fosse senza cancelli, che fosse nel rispetto delle norme urbanistiche, che fosse nel rispetto delle norme del lavoro. Ecco, tutte le cose che ha descritto sono quella spiaggia, è l'unica che ha chiuso. Allora, cioè, questo è il punto. Cioè, è l'unica che ha chiuso, ha descritto un modello di spiaggia che è l'unica che ha chiuso. Allora, probabilmente c'è un tema, io mi rendo conto, il legislatore non può entrare nel particolare di una realtà come quella di Ostia, però da quando è uscita questa cosa, noi purtroppo e per fortuna abbiamo convissuto con i balneari a destra e a sinistra e hanno stappato gli champagne millesimati, perché sono sicuri che restano lì fino alla fine dei loro giorni. Perché è questo il punto. Allora, quando noi stiamo, si fa l'esempio dei parcheggi dentro un comune, per farle capire, onorevole, che impedisce l'accesso dei veicoli all'interno delle spiagge, degli arenili. Allora, facciamo il secondo giro Ostia, ce la porto io. La spiaggia libera nostra, entri e c'era la sabbia. Non c'era, esatto, non c'era, noi abbiamo tolto, la prima cosa che abbiamo fatto era segare il cancello, abbiamo segato il cancello, la prima cosa che si incontra è la sabbia, a fianco ai nostri cancelli, due stabilimenti, ma vale fino a quello dell'esercito fino in fondo, la prima cosa che si incontra è l'asfalto, 200-250 posti macchina, bene, a noi venivano ad impedire l'accesso delle biciclette, perché per il codice della strada sono veicoli e quindi non possono entrare all'interno della spiaggia. E a destra e a sinistra c'erano veicoli parcheggiati sotto coperture a 4 euro al giorno. E di fronte le dune avevano la stessa cosa. Allora questa roba va affrontata. Va affrontata perché io mi rendo conto che laddove funziona un sistema virtuoso, a Ostia c'è via dei Romagnoli, anche lì sono venuti a bonificare, esattamente, sono venuti a bonificare, probabilmente lì non ce l'hanno fatta a portare quel modello, ma io non so, non conosco quelle realtà, ma dubito che esista uno scontro frontale tra albergatori e balneari, che esista l'impossibilità di convivere tra albergatori e balneari in Romagna, in Veneto, e da altre parti. A Ostia non c'è relazione, c'è scontro frontale. Chi gestisce un albergo è morto, perché chi va nell'albergo non può andare al mare. Questa non è impresa, c'è un problema. Allora, noi siamo andati lì e l'abbiamo toccato con mano. E se descrivessimo qui, da ultimi arrivati, c'è gente che l'ha fatto per anni, cooperative sociali sane, vero. Noi non siamo nemmeno andati lì come cooperative sociali, ci siamo posti il problema di essere un SRL, volevamo pagare fino all'ultima tassa, abbiamo stampato fino all'ultimo scontrino, me li sono riguardati ultimamente, mi veniva da piangere, se io metto tutti gli scontrini che abbiamo fatto in una stagione e sommo tutti quelli degli stabilimenti degli 8 chilometri, vinco a spasso, ma così non funziona. Allora io non ci torno più a Ostia in questa maniera, ma perché io voglio capire chi c'è là dietro.
E non mi basta la sentenza che va o non va, non mi basta la lettura di un'amministrazione che trasversalmente non è stata in grado di porsi la questione. Io voglio capire che partita sta giocando la capitale d'Italia e il governo di questo paese su un simbolo, il mare, il rapporto tra terra e mare. È fondamentale, è devastante. Su quella linea si sta giocando la sorte dell'umanità. Quelli che arrivano coi gommoni attraversano il mare e arrivano su una spiaggia. È il simbolo del passaggio tra la vita e la morte. Non può esistere che questo simbolo qui, nella capitale d'Italia, nella città che vive di ecumenismo, di rapporti tra grandi religioni, tra grandi culture, non si possa avere questo simbolo liberato. Allora questo mare va liberato, ma non dagli imprenditori, non dalla mafia, da un modello che non è meno in grado di produrre ricchezza reale. Ricchezza reale per tutti, anche per l'imprenditore, ma ci mancherebbe. Ma chi lo nega? Grazie.